Satriano non può essere toccato né smantellato, perché io ho iniziato con un movimento che gridava onestà, onestà, e che continuerà ancora a gridare onestà, e tutte le altre forze politiche sono assolutamente e devono essere in questa direzione, dobbiamo essere univocamente orientati. Finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un po', che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili. La prima è il carcere agli evasori e la confisca per sproporzione ai grandi evasori. Significa che evade più di 100.000 euro all'anno. Secondo punto, per me vanno bene le multe ai commercianti che non utilizzano il POS, ma se gli abbattiamo i costi del POS, perché altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione in cui stiamo introducendo una nuova tassa per i commercianti, non una multa. E poi il terzo punto che per noi è importante è che le partite IVA, le giovani partite IVA, continuino a pagare solo il 15% di tasse. Dobbiamo fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo. Grazie. Questi toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono. Toni o si fa così o si va a casa, fanno del male anche al paese, fanno del male al governo, perché in politica si ascolta. In politica si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo governo, che è il Movimento 5 Stelle, perché se va a casa il Movimento 5 Stelle è chiaro che è difficile che possa esistere ancora la coalizione di governo, anzi è quasi impossibile. Il Partito Democratico farà di tutto per andare avanti, farà di tutto per dare stabilità. Ma se non ci sono risultati del governo, allora ne dovremo prendere atto e dire agli italiani: guardate, non ce l'abbiamo fatta a mantenere gli impegni, e chi è stato il protagonista di chi non ce l'ha fatta dovrà rispondere al paese delle sue responsabilità, perché non si va avanti con polemiche continue. Il PD sta diventando il partito delle tasse, noi non siamo il partito delle tasse, siamo quelli che le hanno sempre abbassate e che ora vogliono evitare che aumentino. L'obiettivo adesso per noi è aiutare gli imprenditori, le partite IVA, i commercianti e fare una vera lotta all'evasione, ai piccoli come ai grandi evasori.